campagna elettorale che per noi è molto importante, una grande ambizione che è quella di tornare a governare il paese, che è quella di coniugare la buona amministrazione delle amministrazioni locali, dopo un ottimo risultato ottenuto a Cantù con Moerba, di riconfermare l'amministrazione regionale dopo l'ottimo lavoro fatto da Roberto Maroni e di mettere anche l'amministrazione nazionale del governo del paese, proprio per dare su alcuni temi anche di natura strettamente locale che interessano anche e soprattutto in modo particolare il territorio comasco, che citerò due in modo più particolare, la possibilità, proprio che non è avvenuto in questi 5 più 1 anni di governo della sinistra, ottenuto. In questi 5 più 1 c'è il governo del 2013 e l'anno prima con il governo Monti, la sinistra ha abbandonato e si è dimenticata del territorio comasco. Noi vogliamo invece dare in questa rappresentanza folta, sarebbe la prima volta che Como, il territorio comasco, ha 4 rappresentanti tutti di questo territorio, la possibilità su alcuni temi che a me stanno particolarmente a cuore, e li cito: uno, la tutela di una categoria particolare di lavoratori, come diceva prima Ligua, i lavoratori frontalieri, 25.000 lavoratori comaschi che ogni mattina si alzano in serata, passano il confine e rappresentano una ricchezza per il territorio comasco e un'opportunità per il territorio elvetico, a fronte di un accordo fiscale per il momento sospeso, ma che rischia, qualora approvato così come parafatto, questo è il termine tecnico, di essere fortemente penalizzante e per i lavoratori frontalieri, con un aumento della pressione fiscale, e per il territorio con un azzeramento dei ristori. Quindi tutela del lavoratore frontaliero, 25.000 lavoratori comaschi che rischiano di essere fortemente penalizzati. L'altra battaglia per la quale serve sinergia e combinazione di intenti tra il governo regionale e il governo nazionale dell'applicazione delle zone economiche speciali. Ne stanno parlando molto le associazioni di categoria, giustamente la Regione Lombardia ha approvato nel 2014 un disegno di legge, mandato alla Camera e al Senato, messo in un cassetto con la totale dimenticanza da parte del Parlamento e da parte del